Mangiare sano spendendo poco ti sembra impossibile? Nel video di oggi ti mostriamo come risparmiare con piatti sani ed economici. Oggi ti mostriamo come mangiare con un euro non sia solo possibile, ma anche gustoso e per niente noioso. Prepareremo tre piatti economici che puoi mangiare durante una giornata, quindi a colazione, pranzo e cena. Cambiare modo di mangiare non significa spendere di più, anzi, mangiare sano dovrebbe essere molto più facile, perché possiamo scegliere cibi più semplici come la verdura di stagione o i legumi, che sono alimenti economici e molto molto versatili in cucina. Ovviamente i prezzi degli alimenti che vedrai in questo video possono variare in base a dove vai a fare la spesa, ma l'importante è capire il concetto in modo da essere più preparati poi quando andrai a fare la spesa. Le ricette di oggi si preparano in pochissimo tempo e come sempre sono senza glutine e latticini. Quindi iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, lasciaci un mi piace a questo video e ora cominciamo subito con le ricette. Partiamo dalla colazione. Come prima ricetta prepariamo un buonissimo porridge alla banana. È perfetto per una colazione sana e si può anche preparare in anticipo. Per prima cosa laviamo molto bene 50 g di quinoa e la facciamo cuocere a fuoco dolce con 100 ml di acqua e un pizzico di sale. Quando sarà pronta la mettiamo in un contenitore alto e stretto e aggiungiamo mezza banana ben matura tagliata a fettine. Poi aggiungiamo anche 100 ml di latte di soia e frulliamo il tutto con un frullatore a immersione. Ora, se lo volete più denso, rimettete il composto in una casseruola, aromatizzate con della cannella o vaniglia e fatelo addensare per pochi secondi a fuoco dolce, altrimenti potete anche servirlo così com'è, scegliete voi in base alla consistenza che preferite. Allora ragazzi, la base del nostro porridge alla banana è pronto. Come avete visto, questo porridge è fatto con quinoa in chicchi, non con i fiocchi di quinoa che tra l'altro costano anche un po' di più. E quindi si può fare tranquillamente anche con la quinoa in chicchi o volendo anche poi anche con il grano saraceno per esempio o magari con l'amaranto, sarebbe da provare. Adesso cosa facciamo? Prima di assaggiarlo possiamo guarnirlo con l'altra metà della banana che abbiamo messo da parte, la tagliamo a fettine e la decoriamo con le fettine di banana. Chissà che buono, Diana, già la colina. Eh sì, con la banana ragazzi è il top e tra l'altro il sapore di quinoa scompare totalmente, ma proprio non si sente per niente. Facciamo il giro giro tondo. Adesso possiamo aggiungere del miele in superficie se volete, comunque la mia banana era abbastanza dolce, era molto molto matura, quindi il porridge è anche abbastanza dolce, però guarniamo con un po' di miele sopra, così è anche più carino da vedere, in questo modo. Potete anche usare dello sciroppo d'acero se volete. Poi che cos'altro aggiungiamo? Un po' di cacao se volete, ma proprio un pizzico, giusto per decorazione, poi il cacao comunque sta molto bene con la banana, così. E infine possiamo aggiungere dei semi. Io qua ho dei semi di chia. Voi comunque potete tranquillamente omettere questi ingredienti o comunque sostituirli con altro, con ciò che avete in casa. Non dovete correre a fare la spesa e quindi acquistare prodotti che poi magari non utilizzerete. Io ce li ho già in casa, quindi li utilizzo. Ma proprio una spolverata leggera, leggera, leggera. Mamma mia che buona. A quanti di voi piace il porridge? Dai, ditecelo qui nei commenti. Esatto, raccontateci qual è la vostra versione preferita. Io non ho sperimentato tante versioni. In questo periodo ne ho sperimentati un paio e devo dire che con la quinoa in chicchi mi è piaciuto tantissimo. Allora, per finire, aggiungiamo un po' di colore. Vai. Aggiungiamo delle foglioline di menta, in questo modo, perché il verde ovviamente sta bene ovunque, e anche la menta. Ok, il nostro porridge è pronto! Ragazzi, guardate che meraviglia! Avete visto? Mangiare sano spendendo poco assolutamente si può, basta semplicemente organizzarsi. E tra l'altro, ragazzi, la quinoa in chicchi, voglio fare perché tanti di voi pensano che costi un patrimonio, in realtà potete trovare dei pacchetti da 200 grammi a 99 centesimi. Basta solo andare un po' alla ricerca, io l'ho trovato, questo pesa proprio 200 grammi ed è un'ottima quinoa. Quinoa buonissima, non è amara per niente, comunque dovete sempre sciacquarla, eccetera.
E tra l'altro, ragazzi, con 200 grammi, cioè fate 4 volte colazione. Quindi mangiare con un euro, poi meno di un euro, si può assolutamente. Ragazzi, con che cosa accompagniamo questo porridge? Per non farlo sentire solo, soletto, ci facciamo un buonissimo cappuccino. Che ne dite? Ovviamente senza latte, utilizziamo sempre il latte vegetale, quindi in questo caso io sto utilizzando quello di soia. E cosa dobbiamo fare? Allora, io non ho l'attrezzo per montare il latte di soia o comunque il latte vegetale in generale, e quindi utilizzo un semplice frullatore a immersione che vi assicuro funziona da Dio. Adesso vi faccio vedere cosa dobbiamo fare. Dobbiamo semplicemente aggiungere il nostro latte vegetale in un contenitore alto e stretto. Allora, dipende, la dose dipende un po' da quanto cappuccino volete fare. Il mio è un bicchiere circa, non l'ho pesato, non è necessario pesarlo. E adesso ovviamente il latte è caldo, ok, fatelo scaldare e andiamo a montare semplicemente con il frullatore a immersione per circa 30 secondi. Andiamo. Allora, il nostro latte vegetale è pronto. Bastano veramente 30 secondi e guardate che schiuma. Guardate, 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 guardate. Allora, adesso cosa facciamo? Io qua ho del caffè di cicoria. La cicoria è semplicemente una radice, per chi non la conoscesse, che si fa bollire e ha questo retrogusto un po' di liquirizia. Quindi, io ho preparato pochissimo caffè di cicoria per una persona, ok? Adesso lo aggiungo nel mio bicchiere. Potete ovviamente usare il caffè normale, assolutamente. E adesso cosa facciamo? Aggiungiamo il nostro latte di soia montato con tanto di schiuma. Wow, guardate qua che bella schiuma, ragazzi. Guardate, guardate. Adesso se volete potete addolcire con mezzo cucchiaino di miele, ok? E il nostro cappuccino è quasi pronto, perché manca l'ultimo tocco finale, cioè una piccola spolverata di cacao. Il nostro cappuccino io lo chiamerei in realtà più latte macchiato, perché comunque il caffè di cicoria non sa molto di caffè, ma ha comunque questo gusto particolare. Provatelo se non l'avete mai provato. Ma poi fatemi sapere se avete altre tecniche per montare il latte vegetale che non sia con l'attrezzo o con il frullatore a immersione. Magari c'è qualche altro, non so, attrezzo particolare, non so, siete più informati di me. Fatemi sapere qua nei commenti. Allora, il nostro porridge è pronto, il nostro cappuccino anche è pronto, o latte macchiato come volete chiamarlo. Quindi adesso direi che possiamo assaggiare. Che ne dici? Assaggio io, eh? Assaggio tu, cosa dobbiamo fare? Vai, cerco di non rovinare troppo perché dobbiamo ancora fare le foto, a questa bellezza. Vado. Wow. È molto molto delicato, ma però la banana, ragazzi, è spaziale. Beh, la banana è buonissima. Cotta nel porridge è spettacolare, wow. Ragazzi, cos'altro dire? Io direi che possiamo passare alla prossima ricetta. Per la prossima ricetta prepariamo dei buonissimi involtini di zucchine. Questo è un ottimo pranzo, facile e veloce da preparare e anche perfetto come pranzo da asporto. Per prima cosa tagliamo finemente uno spicchio d'aglio, poi prendiamo 5 pomodorini e li tagliamo a metà. Ora facciamo cuocere il tutto con un filo d'olio, scegliete l'olio che preferite, e schiacciamo i pomodorini in modo che rilascino il loro succo. Dopo qualche secondo aggiungiamo 300 g di fagioli cannellini già cotti, un goccio d'acqua e facciamo insaporire il tutto per un paio di minuti. Aggiungiamo anche 4-5 foglie di basilico, del sale e quando sarà pronto mettiamo il tutto in una ciotola e frulliamo in modo da ottenere una crema liscia. Ora prendiamo 3 zucchine non troppo piccole, tagliamo le estremità e poi le tagliamo a strisce spesse circa 0,5 cm. Una volta tagliate, le facciamo ammorbidire sulla griglia oppure anche in padella va bene. Dovranno essere abbastanza morbide da poter essere arrotolate. Una volta pronte, le facciamo intiepidire leggermente, dopodiché le farciamo con la crema preparata precedentemente. Le arrotoliamo e le appoggiamo su un piatto. E
Ecco pronti i nostri voltini di zucchine, ragazzi. Guardate che carini. Wow. Io devo dire che sono molto soddisfatta di questa ricetta. E adesso però, prima di assaggiare, dobbiamo decorare con qualcosina, no? Sapete che io adoro decorare, aggiungere, diciamo, il tocco finale ai piatti. Quindi anche in questo caso andiamo ad aggiungere cose molto semplici, come dei pomodorini e un po' di maionese. Allora, aggiungiamo un ciuffetto di maionese su ogni involtino. Maionese fatta in casa, ovviamente. Potete trovare la ricetta sul nostro sito, è molto facile da fare. Volendo potete anche metterci del pesto fatto in casa, anche quello molto facile da fare. Ok, l'ultimo. E adesso prendiamo dei pomodorini e li tagliamo a spicchi e li guarniamo con degli spicchi di pomodori, semplicemente in questo modo, per dare proprio il tocco finale. Ragazzi, chiunque vi abbia convinto che questa alimentazione sia costosa si sbaglia di grosso, e queste ricette ne sono la prova. Guardate, avete visto? Zucchine, legumi, qualche altro ortaggio, maionese, delle spezie, e il nostro piatto è pronto, è fatto. Mangiare con un euro, ragazzi, non è mai stato così facile. Con queste ricette, ragazzi, mangiare sano, spendendo poco, è veramente, ma veramente facile. E poi, come sempre, sono ricette senza glutine e latticini, quindi veramente perfette per tutti. Questo è un ottimo pranzo e noi adesso ce lo gustiamo per finire in bellezza. Sento proprio l'esplosione dei sapori dell'estate, una bontà assoluta. Wow! Per la nostra cena prepariamo delle buonissime omelette, facili, sottili e buonissime. Si possono farcire veramente con qualsiasi cosa. In una ciotola rompiamo 2 uova grandi. Queste dosi sono per 2 omelette. Dopodiché aggiungiamo 2 cucchiai di latte di soia o di mandorle, del sale e del pepe. Mescoliamo bene con una frusta, dopodiché spennelliamo la padella con un filo d'olio. La mia padella è di 24 cm di diametro. Aggiungiamo metà del composto in padella, facciamo cuocere a fuoco dolce per pochi minuti da entrambi i lati. Una volta pronte le mettiamo su un piatto, dopodiché le possiamo farcire a piacere. Eccole qua, le nostre omelette sono pronte! Avete visto quanto è facile prepararle, ragazzi, con pochissimi ingredienti? E questa è veramente una cena spettacolare, perché è semplice, economica e soprattutto leggera, perché utilizziamo ingredienti freschi e perfetta appunto per questo periodo in cui non abbiamo più che altro voglia di accendere il forno, fornelli, eccetera. Adesso la farciamo. Con cosa? Intanto prendiamo un piatto per me e uno per Alessio. Mettiamo un'omelette mia e una per lui. Quella piccola è tua. No. E adesso io le farcisco con della maionese. Maionese sempre fatta in casa. Anche qui però potete fare, non so, anche una maionese senza uova se volete. Potete sempre trovarla sul nostro sito se la cercate. Adesso cosa ci mettiamo dentro queste omelette? Del tacchino, della fesa di tacchino tagliata a fettine. Facciamo 4 fette a testa. Ma voi potete tranquillamente utilizzare gli ingredienti che vi piacciono, ecco, potete sostituire il tacchino con del tonno se volete, oppure potete cucinare delle fettine di pollo, di tacchino, di vitello, di qualsiasi carne che vi piace, potete veramente variare questa ricetta perché è molto molto versatile. Adesso possiamo aggiungere delle foglie di insalata, in questo modo così. Questa è insalata direttamente dall'orto, tra l'altro. Anche voi ce l'avete l'orto? Scriveteci qui sotto nei commenti. Io sono riuscita soltanto a mettere dei pomodorini, ma proprio 2 piantine, del basilico, cose molto molto semplici perché non abbiamo molto spazio, però mi piacerebbe molto avere un orto. E poi possiamo metterci anche dei pomodorini. Tagliamo dei pomodorini a spicchi. Poi questi sono piccolissimi, piccolissimi, piccolissimi. Potete metterci anche dei peperoni se volete. Potete veramente variare in base ai vostri gusti. Ok, direi che ci siamo. Possiamo chiudere leggermente l'omelette in questo modo. Così possiamo anche vedere ancora cosa c'è dentro per un aspetto un po' più carino. E le nostre omelette sono pronte! E adesso, ragazzi, io mi sono munita di forchetta e coltello e si assaggia. Pronti? Via! Buonissima, ma già lo sapevo. Veramente deliziosa, leggera. Alla fine, ragazzi, mangiare con un euro non è così difficile. Beh,
Bene, queste sono le nostre ricette semplicissime per mangiare sano spendendo poco. Spero che ti siano piaciute e soprattutto spero di essere stata in grado di sfatare l'idea che questo stile alimentare sia costoso. Scrivimi qui sotto se quest'idea ti è piaciuta e fammi sapere se vorresti vedere altri video simili a questo con ricette economiche qui sul canale. Se questo video ti è stato utile, come sempre puoi supportare il nostro canale iscrivendoti e anche lasciando un mi piace a questo video. Per noi è importantissimo continuare a diffondere questo stile di alimentazione sano e renderlo accessibile a tutti. Puoi seguirci anche su Instagram e Facebook e sul nostro sito potrai trovare tutte le ricette scritte, come sempre, comprese quelle di oggi. Ti lascio il link qui sopra. Inoltre, sempre sul nostro sito potrai trovare i nostri libri di ricette. Per oggi è tutto, grazie per aver guardato questo video e io ti aspetto nel prossimo.